Riescono ad organizzare eventi di una portata così importante. Continuano gli scontri tra Fratelli d'Italia e la maggioranza del sindaco Bottone. L'assessore all'ambiente del comune di Pagani, Gerardo Palladino, risponde alle accuse e alle polemiche lanciate ieri dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Raffaelina Stoia, rispetto alla questione sulla gestione del servizio rifiuti, prorogata per altri 6 mesi al consorzio di bacino, oltre che alla situazione sulla raccolta differenziata. Invito i consiglieri di Fratelli d'Italia a informarsi meglio prima di lanciare accuse false e tendenziose, eviterebbero brutte figure. È questo il commento di Palladino dopo una serie di spiegazioni rispetto alla vicenda raccolta rifiuti e al consorzio di bacino. Secondo Palladino, i componenti di Fratelli d'Italia stanno portando avanti una vera e propria mistificazione della realtà, volta soltanto a ostacolare l'operato dell'amministrazione comunale, il tutto condito da gravissime offese. Palladino nella nota ha confermato che entro la fine di questo mese saranno consumati tutti i passaggi dovuti per legge per dare risposta alla città sulla questione del servizio RSU. Palladino ha confermato che già a luglio gli uffici comunali stavano lavorando per preparare gli atti necessari e utili all'invio al suo provinciale per consentire l'espletamento della nuova gara rifiuti. Palladino ha fatto anche chiarezza sulla questione della revoca delle ordinanze da parte del Ministero competente, una delle quali invitava il Comune ad una riesamina dell'atto emanato, mentre per un'altra ordinanza non sono mai giunte osservazioni. Fratelli d'Italia, secondo Palladino, mente quando afferma che nessun piano industriale dei rifiuti è stato consegnato ai gruppi consiliari, scrivendo che la seconda commissione consiliare si è invece riunita 2 volte a giugno, consegnando anche una bozza del piano. Sull'ordinanza 35 poi, Palladino spiega che il rinnovo della stessa per il proseguo della raccolta dei rifiuti col consorzio si è resa necessaria per non avere ricadute negative sulla tutela ambientale e la salute pubblica. Ci sarebbero stati infatti problemi a causa dell'interruzione del servizio. Riguardo poi alla raccolta differenziata, Palladino rammenta che il supporto per aumentare la percentuale prevista per legge dalla Regione Campania per 25 comuni, tra cui Pagani, è espletato dai consorzi di bacino, tanto che sono state approvate in merito anche delle convenzioni. Le risorse umane assegnate saranno solo a supporto di quelle già presenti sul cantiere di Pagani e i cui costi graveranno interamente sulla Regione Campania. Non ci saranno dunque aggravi o risparmi per l'ente. Il beneficio finale riguarderà l'incremento dei servizi da offrire al territorio, ad esempio l'allestimento di un centro di raccolta e di riuso, isole ecologiche mobili e attrezzature adibite alla raccolta differenziata come carrellati e bidoncini di varie tipologie.